un atto dovuto, guarda, per quello che ha fatto, quello che sta facendo da decenni Don Ezio, è il minimo che potevamo fare. Un riconoscimento ad una persona che ha dato tanto amore ai crotonesi, guardi, di questo stiamo parlando. Poi io personalmente lo conosco da sempre l'ho ricordato poco fa, quindi è una bella persona. Sono quelle persone che ti fanno veramente capire quale deve essere il ruolo della Chiesa, ecco, questo, che dire, emozione. Sono contento di essere stato testimone di questo evento, che è l'incrocio di due amori, no? L'amore di un prete per una città e l'amore della città per un prete. Quando l'amore è corrisposto produce frutti di fecondità importanti. Io penso che nemmeno si può immaginare quanto sia feconda la vita di un prete per una comunità e quanto sia fecondo nel cuore di un prete l'amore della gente. Io penso che in Ezio queste due cose si siano unite in modo mirabile. Lo spiccato senso di relazione che lui ha e lo spiccato senso di accoglienza di una città che insieme hanno prodotto questo risultato. 40 anni in questa città le dice grazie. E io dico grazie alla città, perché il bene ricevuto diventa un imperativo per me morale di ridonarlo, anzi di moltiplicarlo, perché ho ricevuto tanto e devo tanto a tutti. Dovunque io sono andato ho trovato nel cuore dei crotonesi veramente una grande disponibilità, una grande accoglienza, un grande affetto, un grande legame. È città nobile Crotone, nobile anche nei suoi problemi e anche nelle sue fragilità, ma è nobile. Qual è il sentimento che prova in questo momento? Nello stesso tempo un sentimento di gioia per essere cittadino insieme agli altri, cittadino di questa città, impegnata a costruire un futuro, è impegnata a costruire un futuro da sacerdote, dove la dimensione della salvezza non si ferma semplicemente sul piano orizzontale, ma coniuga il piano verticale e il piano orizzontale, tutte e due, e salvezza integrale dell'uomo in tutto il suo essere, in tutte le sue fibre.